Quindi alla fine ha optato per un'altra soluzione. Salvati, che purtroppo non c'è stasera, nel tempo si è accorto, Salvati, che le persone raccontavano meglio degli episodi della propria vita, piuttosto che sensazioni o situazioni particolari emotive. Come dire che per rispondere alla domanda chi sei, ai pazienti viene più facile passare attraverso una storia della propria vita, una storia che li rappresenti, in cui loro si sentono particolarmente a disagio o particolarmente bene. Si è versato dell'altro caffè, il terzo, poi mi ha detto tu, ad esempio. Se dovessi raccontare un episodio della tua vita che ti rappresenta meglio, quale racconteresti? Io mi sono alzato, ho preso un bicchiere d'acqua, c'è stato un silenzio lunghissimo, io pensavo che lui l'avrebbe riempito dicendo qualcosa, tipo quelle cose lì, niente. Lui è rimasto in silenzio ancora di più. Poi ho alzato gli occhi, lui mi stava guardando e non mollava, e mi ha ripetuto, un episodio. Qualcosa che quando ci pensi, hai la sensazione di una chiave che entra in una serratura e apre una porta. E lui probabilmente dicendo questa frase pensava che mi potesse aiutare, invece ovviamente è stato peggio. Allora gli ho detto che, devo pensarci un po' su, lui mi ha detto, ma certo, cioè, io ai miei pazienti gli chiedo di scrivere queste storie, quindi puoi pensarci su, anche perché di solito il primo episodio che viene in mente non funziona mai. Insomma, lui mi ha detto che certi suoi pazienti gli scrivevano questi episodi. Insomma, ha indicato il raccoglitore appoggiato in mezzo ai giornali, sul tavolo di fronte al divano. Poi ha proseguito dicendo che non era importante lo stile, la lunghezza, il tempo del racconto, non era importante nulla se non la storia, che fosse piena di dettagli, che sono i dettagli che fanno il totale, sempre. Poi all'improvviso ha guardato l'orologio, si è accorto che era tardi, mi ha stretto la mano, ringraziato e se n'è andato. L'ho accompagnato alla porta, poi sono rientrato. Ho lavato le tazzine, la moka, mi sono fatto una doccia, sono andato al supermercato, ho cenato e mi sono messo sul divano. E solo lì me ne sono accorto. È stato in quel momento, quando ho cercato il telecomando sul tavolino in mezzo ai giornali, che ho visto il raccoglitore del dottor Salvati. Quello che aveva indicato parlando dei racconti che chiedeva ai suoi pazienti, quello che aveva dimenticato a casa mia qualche ora prima. L'ho preso in mano e sulla copertina Salvati aveva scritto con un pennarello nero questa frase: il racconto che vi racconta. Era venerdì sera, avevo un fine settimana davanti e un faldone in casa pieno di episodi che alcune persone avevano deciso di raccontare perché dicevano meglio di altri chi erano loro, la loro vita. Era una tentazione enorme, sapevo che non avrei dovuto leggerli e sapevo già che non ce l'avrei fatta. Just might stop to check you out. When I'm walking, I strut, I stop, and I'm so strung out. And I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Let me go on. Chi l'ha detto? L'ho ricomprato. Hai un ingresso libero per la prossima volta. Era esattamente là dove l'avevamo lasciato, sulla stessa bancarella, la prima, quella dove nessuno si ferma e dove nessuno compra.
Io ho pensato che alla fine avrei dovuto ricomprare questo baule per metterci dentro delle cose mie, visto che c'erano dentro delle cose che non erano mie e che non so mai che cosa saranno. E ci ho fatto pace con quella cosa. Quindi ho deciso di riprendere questo baule, di rimetterlo in casa, aspettando che lei torni. Però ho deciso di metterci dentro tre piccole cose. Queste tre piccole cose sono un video. Questo è un video che ho fatto che racconta qualcosa chiaramente di me e che vorrei che lei vedesse quando tornerà. E poi ci ho messo dentro una foto. In questa foto ci sono un ragazzo e una ragazza. Il viso della ragazza non si vede, e si vede a metà il viso del ragazzo e le sta dando un bacio su una guancia. E poi, per ultimo, è un racconto. È il racconto di un episodio della mia vita, che non vi leggerò stasera, e che è un episodio che racconta qualcosa di me e che voglio che lei conosca. Queste sono le tre cose che io ho messo in questo baule. Queste sono le tre cose che io chiederò a voi per l'anno prossimo. Quello che stiamo facendo per l'anno prossimo insieme a Radio 24 e a tutte le persone con cui lavoro a questo programma, che sono Tiziano Bonini, che sono Stefano D'Andrea, Viola Bottoni e tutti gli altri. Quello che stiamo facendo è cercare di immaginare un progetto in cui io racconti delle storie che non sono più solo le mie, ma che sono anche le vostre. Per farlo, l'avete, chi ascolta il programma, vabbè, buonanotte, altrimenti non sareste qua. Ascoltando il programma l'avete sentito, ne parlo ormai da un pochettino. Mi piace immaginare che attraverso il racconto di una piccola storia che è successa nella vita di ognuno di noi si possa raccontare un pochettino meglio chi siamo. Un racconto che racconta di noi. Quindi una pagina in cui ci sia una storia, piccola o grande, che riguarda la nostra vita. La seconda cosa che metto in questo baule e che mi piacerebbe che voi mi mandaste per il prossimo anno è una fotografia. Una fotografia però che, a differenza di quelle che avete visto, ce n'erano alcune, ma queste erano totalmente libere perché ognuno poteva mandare la foto che voleva. La foto dell'anno prossimo mi piacerebbe che fosse una foto in cui c'è un viso, che è il vostro viso, in modo che io possa raccontare chi siete voi attraverso la vostra faccia. E l'ultima cosa invece è un video. È un piccolo video, poi capiremo come, se lo vi chiediamo di caricarlo su YouTube o magari di mandarcelo zippato. C'è gente come me che non sa nemmeno cosa vuol dire zippato, quindi... YouTube? Un video in cui qualcuno di voi faccia qualcosa. Qualcosa che fate solo voi. Sapete come i giochi che si fanno ai bambini, no? Tipo... il braccio che si allunga. Questa è una cosa di cui vado molto fiero e che in radio non ho mai potuto fare. E ora sì. Io ho un braccio che si allunga più dell'altro. E non so se sarà questo il video che metterò. Però una cosa tipo questa. Questo è uno dei video. Quindi, mi piace pensare che ognuno di voi mi mandi un piccolo baule con dentro un racconto, una foto e un video. Questo è quello che vi chiedo per l'anno prossimo. Questa serata si chiude qua. Io sono davvero pieno di felicità nel vedere in quanti siete arrivati. Sono stato veramente fino all'ultimo momento in dubbio se mostrarveli oppure no. Perché per un anno voi avete sentito parlare di tutte queste persone che sono entrate nella mia vita, in questo anno di vita.